Benvenuti a Gilda TV. Oggi parliamo di bullismo perché il 2 marzo scorso il Consiglio regionale del Lazio, con una legge contro il bullismo, ha stanziato 600.000 euro che andranno a finanziare progetti per contrastare questo fenomeno non solo nelle scuole, ma anche nelle strutture sportive. Potranno attingere a questi fondi le scuole, gli operatori sportivi, gli educatori, i comuni, i municipi, gli enti locali e le ASL. Su questo tema a Gilda TV interverranno alcuni docenti, la senatrice Maria Mussini, l'avvocato Valentina Piraino e il giovane regista Salvo Bonafini, che ha realizzato un cortometraggio dal titolo Diverse esistenze, tratto da una tragica storia di bullismo. In questa scuola il fenomeno bullismo c'è? Più che un fenomeno di bullismo parliamo di un uso non corretto dei social network, per cui i ragazzi che non sono ancora consapevoli dei rischi che possono correre e dell'uso scorretto che ne possono fare, per cui diffondendo fotografie senza rendersene conto a volte del rischio che corrono, oppure usando modi offensivi, oppure escludendo ragazzi dai propri gruppi in cui si ritrovano a chiacchierare, diciamo che ne fanno un uso scorretto. Nella scuola noi, tramite diciamo specialisti, quindi psicologi, siamo sempre attenti al rispetto delle regole e al rispetto della persona, per cui nel momento in cui un ragazzo non si comporta adeguatamente con un altro ed è scorretto, viene subito ripreso, ma non è ripreso solo lui, viene coinvolta anche la famiglia. Con questa politica di attenzione al rispetto dell'altro, anche perché nella scuola abbiamo tanti ragazzini anche con disabilità, riusciamo a evitare quegli episodi che in alcune scuole determinano proprio della discriminazione. Il bullismo è un malessere sociale fortemente diffuso, sinonimo di un disagio relazionale che colpisce adolescenti e giovani, ma anche bambini. Una recente indagine condotta nelle scuole superiori ha messo in luce che un ragazzo su due subisce episodi di violenza verbale, psicologica e fisica. E il 33% dei ragazzi intervistati ha ammesso di essere stata vittima ricorrente di uno di questi abusi. La scuola primaria, noi lavoriamo molto sulla prevenzione di atteggiamenti e di comportamenti che possono sfociare e che quindi sono predittivi di un fenomeno di bullismo che può verificarsi durante l'adolescenza. Vediamo nelle scuole medie del nostro circondario che sono vittime di bullismo, ma soprattutto che sono intimoriti nel parlare con i docenti e con i familiari stessi. Questa cosa noi invece la vogliamo abbattere, di bullismo se ne parla, se ne deve parlare, bisogna denunciarlo. Di conseguenza la Regione Lazio può essere una pilista, ma noi ci aspettiamo che a Ruota tutte le altre regioni potranno adeguarsi. Le conseguenze delle azioni di bullismo a volte sono irreparabili. La vittima perde l'autostima, ma anche la fiducia in tutte le istituzioni e talvolta chi ha subito questo tipo di abuso diventa a sua volta aggressore. Il fenomeno che si presenta in tutti gli ambienti sociali frequentati da giovani è così preoccupante che le forze dell'ordine di polizia e carabinieri hanno dedicato uno spazio nei loro siti al bullismo per aiutare le vittime di queste prevaricazioni. Approvo pienamente quanto deciso dalla Regione Lazio nello stanziamento di fondi destinati alle scuole ai fini di progetti che vadano a contrastare il fenomeno del bullismo. Io credo che molte attività possono essere svolte con tali progetti attraverso appunto questi progetti e che gli stessi debbano puntare soprattutto a far nascere laddove manchi e ad aumentare l'autostima dei ragazzi, perché è proprio questo il punto di partenza, il nodo cruciale. Il fenomeno del bullismo si sta estendendo a macchia d'olio e soprattutto si inizia a verificare sin dalla tenera età, soprattutto laddove nelle classi ci si ritrova con bambini più deboli e magari più indifesi e questi si ritrovano sempre a fronteggiare bambini magari più con una personalità più decisa e più forte. Bene ha fatto il TAR del Lazio ad approvare una legge regionale ben finanziata per la lotta contro il bullismo.
contrariamente a quello che è successo in Parlamento, dove è stato selezionato il cyberbullismo, dove i finanziamenti sono andati soprattutto alle strutture della polizia postale, e dove invece ci sarebbe stato bisogno, secondo l'opinione della sottoscritta, di un disegno di legge più complessivo e meglio finanziato. Ora, la perplessità resta nel fatto che la scuola deve avere una copertura nazionale delle necessità che vengono identificate come le più urgenti. Il fatto che siano le regioni a farsi carico è lodevole per le regioni, pericoloso per l'uniformità sul territorio nazionale. Importante passo avanti quello dell'approvazione della legge da parte della Regione Lazio di una normativa atta a prevenire il fenomeno del bullismo. Questo perché è sicuramente una forma di tutela per quei soggetti vittime del bullismo, ma anche per i soggetti che pongono in essere questi atti, vittime anch'esse considerata la loro minore età. Ma l'importanza di questa legge è che si pone anche a tutela delle stesse strutture scolastiche, dei docenti e di tutti gli operatori che all'interno di esse lavorano. La scuola infatti ha una responsabilità, al pari dei genitori che hanno una colpa in educando, degli insegnanti in cui è riscontrabile una colpa in vigilando, ma della stessa struttura scolastica che ha una colpa in organizzando, colpa che si manifesta nel momento in cui non pone in essere tutte le attività necessarie per prevenire il fenomeno. Quando ho sentito di questa storia di questo ragazzo che a causa delle violenze psicologiche dai compagni ha deciso di suicidarsi, mi ha fatto riflettere per diversi giorni, fin quando ho deciso proprio di portare al cinema e raccontare questa storia di Marco. Il cortometraggio del regista Salvo Bonafini, Diverse esistenze, lo troverete prossimamente su questo canale. Intanto io vi saluto da Gita TV.